Con la fine dell'emergenza si chiude un po' un periodo Covid anche qui all'ospedale di Bibbiena, è stata creata anche una piccola bolla. Adesso si pensa al futuro. Cosa però ha portato anche questa nuova esperienza proprio qui anche nel territorio? Ma io credo che sia stata per l'ospedale, per il territorio e per tutta la provincia un'esperienza importantissima. Ricordo che l'ospedale dalla prima settimana di gennaio ha aperto un'area di cure intermedie Covid con 12 posti letto, che si è mantenuta fino al 31 di maggio ed è stata quasi sempre occupata completamente da pazienti. L'ospedale ormai è esperto, si è formato sul campo e questo ci rende molto semplice la possibilità di passare alla fase successiva, cioè quella di dare seguito a quanto previsto dalla delibera della Regione Toscana relativamente alla creazione all'interno dei reparti di degenza ordinari degli ospedali di cosiddette Covid room, cioè di stanze dedicate a pazienti incidentalmente positivi. La Covid Room, pur essendo una struttura isolata dal reparto e debitamente attrezzata, per essere gestita come tale, resta un reparto di medicina interna, presso il quale pazienti asintomatici o paucisintomatici possono intraprendere un percorso diagnostico e terapeutico per patologie di natura internistica. Il repartino di cure intermedie Covid qui all'ospedale Casentino ha dato dimostrazione di quanto sia importante avere dei presidi ospedalieri anche marginali come il nostro per dare risposte al territorio casentinese ma anche a tutta la provincia di Arezzo, perché davvero questo repartino Covid ha permesso di dare una mano alla sanità di tutta la provincia di Arezzo.